Buonasera amiche ed amici, buonasera a tutti. Prima di cominciare vi invito a seguirmi su Instagram, link che vi lascio giù nell'info box. È tutto il giorno che aspetto questo momento, è stata una giornata pesantina e quindi mi voglio fare con voi una bella birra che ho da una vita che non la bevo, questa qua, la Dudemon, la birra più forte del mondo. C'è scritto qua, comunque sicuramente ce ne saranno anche di più forti. Questa ha 12 volumi ed è veramente da una vita che non la bevevo da quando andavo a scuola. E poi voglio provare queste, le San Carlo 1936, fatte così, non le ho mai provate, infatti qua c'è scritto novità. Quindi assaggio questa novità e mi faccio anche una bella birretta insieme a voi, che però non ho preso il cavatappi. Questa non è di quelle, perché le fanno quasi tutte adesso che si svitano. Quindi un attimo solo che vado a prendere i cavatappi e arrivo, scusate. Ok, ci siamo. Ho bicchiere della birra, ma è della Guinness, vabbè, fa lo stesso. Non posso avere per ogni marca di birra il bicchiere. Non saprei dove metterli. Ho pochissimo spazio adesso a casa, l'ho riempito tutti i cassetti qua della cucina di bicchieri e cose perché mi piace collezionarli. E poi però non ci sta più niente. Ok, bene. Dudemon, l'avete mai provata? Faccio un bel sorsetto. Un bel sapore intenso. Ma rimane comunque bionda e non rimane troppo torbida. Allora andrò ad assaggiare queste patatine, un pacchettino. Allora, la porzione da 25 grammi a 123 calorie, ma queste sono 60 grammi, quindi hanno sulle 260-270 calorie. Non credo che le mangerò tutte, anche perché non ho tantissima fame. Avevo solo voglia di bermi una bella birretta dopo il lavoro. Però mi incuriosiscono e le voglio provare. Sono di patatine, ovviamente, sono fatte così. E la loro forma è questa, praticamente come delle patate fritte, ecco. Infatti dice, qua dice il conetto, quando vediamo le patate fritte in cono. Vediamo se hanno tutte la stessa dimensione. Cos'è sta roba? Un capello? Io perdo capelli ovunque, infatti devo aspirare tutti i giorni. Sanno da classica patatina San Carlo. Però sono belle grosse, adesso non si percepisce probabilmente dal telefono, ma sono belle grosse. Sfiziose. La birretta. Vediamo quante calorie ha. Oggi ho mangiato poco perché non ho avuto tempo. Sono stata leggera, ho fatto colazione abbondante e poi pranzo leggerissima. Non ci sono scritte le calorie, perché? Vabbè, me le andrò a recuperare online perché qua non ci sono scritte, che strano. Non ha calorie, magari. Boh. Non si sa. Mistero. Andremo a vedere. Sì, sfiziose, ma come le classiche patatine fritte. Sanno troppo da olio, non mi piace. Cioè, se fossero state meno unte, magari. Non che siano cattive,
perché non sono cattive, ma troppo olio. Però con la birretta ci stanno. Ultimamente vi avevo detto che vi avrei fatto i vlogmas, però vedo che non vi interessano, vedo che comunque questo tipo di vlog, sia vlog normale che vlogmas, non mi fa mai tantissime visualizzazioni, quindi non è per le visualizzazioni, è proprio perché non mi piace pubblicare qualcosa che non interessa. Io vedo che interessano più questo genere di video dove mangio oppure quelli dove faccio shopping, e quindi saranno quelli che vi proporrò di più. Penso, forse, farò un vlogmas per farvi gli auguri di Natale e lo pubblicherò o il 22 o il 24, vediamo, quindi o il venerdì o la domenica, non lo so bene ancora. Quindi vi farò quello, perché così vi faccio anche gli auguri di Buon Natale. E poi nel frattempo, nel corso della settimana, allora questo ve lo pubblico, che sto facendo adesso, ve lo pubblico domani, che è lunedì. Poi ve ne pubblico un altro, che è mercoledì, che non vi dico che cos'è. Vediamo un po', perché non so neanche io bene. E poi un altro venerdì o sabato, vediamo, vediamo un po'. Speravo di pubblicare di più in realtà, però mi sono resa conto che il tempo sta volando e veramente siamo quasi a Natale e io ho fatto pochi video. Avrei voluto farne molti di più, tipo uno ogni 2 giorni. Questa birra è buona come un tempo. L'avevo bevuta tanto tanto tempo fa, veramente. Sì, saranno passati 15 anni. No, 15, 13, 13 anni. O 13 o 15 anni. Non mi ricordo che me la bevevo perché così mi ubriacavo prima. Perché questo praticamente è quasi il triplo di gradazione rispetto alle birre normali. Proprio buona. E anche queste patatine con la birretta ci stanno ok. Sono proprio delle belle patatine unte da birretta. Speriamo che riesco a digerirle bene, perché queste cose unte, poi vabbè. Comunque è domenica, si può sgarrare. Allora, ho perso un altro mezzo chilo, mi manca mezzo chilo per arrivare al peso forma. Allora, in totale ho perso 4 kg e sono super contenta, sono veramente contentissima di essere riuscita ad arrivare a questo risultato. Li ho persi molto molto lentamente perché ho fatto fatica, ma ce l'ho fatta e adesso vedo che riesco a mantenere, sgarrando un po', anche un giorno sì, un giorno no, sgarro, però vedo che riesco a mantenere. Ho fatto tanta fatica perché ho cominciato seriamente a ottobre, quindi ottobre, novembre, dicembre, ho perso solo 4 kg, 4,5 kg. Non è che sono tantissimi, cioè tipo 1 kg al mese. Però sono contenta. Adesso vorrei un altro mezzo chilo o 1 kg, proprio per sentirmi bene come stessa. Però già adesso, quando mi guardo allo specchio, sono molto contenta di quello che vedo. Non soddisfatta al 100%, però sono contenta. Cioè, volere è potere. Se mi fossi impegnata, li avrei persi tutti in un mese. Però, insomma, vabbè. L'importante e non recuperarli, spero di non recuperarli. Cioè, io volevo dimagrire un altro po' proprio perché così, tipo per Natale,
potevo mangiare un po' di più, no? Quindi cioè, sto pensando di fare questa ultima settimana che manca il Natale, quindi da oggi che siamo, cos'è, tipo il 18, 17, 18, 19, non lo so, fino al 24 di stare tipo a dieta ferrea. Cioè domani è lunedì, la vigilia è domenica, quindi da lunedì a domenica stare proprio a dieta ferrea in modo da perdere un altro chilo, che se poi mangio bene a Natale, Santo Stefano, insomma, siamo là. Non vado più ad ingrassare, però vediamo. Intanto oggi mi prendo una giornata un po' libera, anche perché, ripeto, sono stata leggera a pranzo, in piedi tutto il giorno, quindi ho smaltito. Ho guardato, adesso non ho l'Apple Watch perché si è scaricato, ma l'Apple Watch segnava che avevo bruciato tipo 400 calorie. Comunque, vabbè. In questi giorni che così, cioè non in questi giorni, è già da un bel po' che guardo un certo tipo di video. Adesso vi spiego, così vi racconto un po'. Allora, guardo dei video che, allora, non ho mai sopportato gli ASMR, quelli proprio dove fanno tipo così. Così, ecco, quelli non li sopporto, mi fanno venire nervoso, però c'è un'altra categoria di video che non so se viene considerata ASMR, però è molto rilassante per me e prima di dormire mi metto su questi determinati video di questi due canali, perché ho provato a vedere anche altri canali, ma non mi fanno rilassare come questi due. E adesso vi spiego di che cosa si tratta. Allora, un canale, così mi dite anche voi se lo seguite, se lo conoscete, perché insomma questi due canali hanno tipo 1,5 milioni di iscritti, quindi in teoria comunque sono canali che conoscono abbastanza persone. Allora, uno è il canale di Solo Solo Travel, che adoro, c'è cioè questo tizio, e che non si fanno mai vedere in faccia, si vede solo tipo dal collo in giù. E Solo Solo Travel riprende tutti i viaggi che fa in treno, aereo e autobus. Ok, autobus quelli però, cioè no, autobus quelli della città normali, cioè autobus quelli che ti fanno a lunga percorrenza praticamente. E fa vedere tutto quello che fa in viaggio, soprattutto il cibo, mi piace un sacco perché lui mangia un sacco di cose tipiche dei posti in cui va e mi piace vedere perché proprio mi rilassa un sacco vedere tutti i paesaggi che mette, perché poi questo qua va tipo in giro per il Giappone, Corea, cose orientali, cose che io probabilmente non vedrò mai in vita mia, e quindi le vedo attraverso lui e mi piace tantissimo proprio perché io guardo con i sottotitoli e mette tipo anche delle battute veramente divertenti, carinissime. E adoro veramente, cioè questo è il canale mio preferito. Dopo ce n'è un altro, cioè, vi lascio sempre giù nell'info box di si chiama Nami Life o Nami Blog, comunque Nami, ma sicuramente la conoscerete perché veramente ha un sacco di iscritti. Anche lei si fa vedere solo da collo in giù, tipo fa l'anteprima in cui si vede tutta come solo solo, però non si vede mai. Perché così è più concentrata su, cioè il video si incentra di più non sulla persona, ma su quello che c'è attorno. E lei è molto, cioè tipo una ragazza che vive da sola e fa vedere quello che fa durante il suo giorno di riposo, le pulizie, la cucina che fa e tutte queste cose qua. Lei cucina, fa le pulizie, cioè mi rilassa un sacco vedere questi video. Però, cioè, solo di questi due canali, perché ho provato a guardarne di simili, però cioè, loro sono i più bravi, secondo me. Poi fatemi sapere che cosa ne pensate. Queste patatine ci sto prendendo il gusto, non volevo mangiarle tutte. Infatti ce ne sono ancora tantissime qua, non le mangerò tutte, però con la birra sono il top. Mamma mia. Che strano, cioè tipo senza birra non mi piacciono, ma con la birretta, raga, sono l'abbinata perfetta. E quindi niente, queste due tipologie di video fatte così per me sono molto rilassanti, infatti dopo un po' prendo sonno,
mi fanno stare bene. La tipa, cioè il tipo, quello là che viaggia perché posso vedere cose attraverso lui, paesaggi che magari non vedrò mai, anche i cibi, perché proprio lui lo vedi che, cioè, lo si percepisce dal video che gli piace mangiare, provare cose nuove, quindi a me piace vedere video di chi mangia con gusto. E poi l'altra perché si fa tutte le pulizie, si organizza, cioè proprio si percepisce un benessere anche da soli, anche senza nessuno, si percepisce un benessere, una serenità. Ed è bello perché non tutti riescono, io compresa, a trovare la propria serenità da soli. Cioè, comunque lei avrà, non so da su quanti anni avrà, però penso sui 30, anche di più. Cioè stare bene proprio con se stessi e si percepisce questa cosa qua. Bene, allora finisco la birretta, poi queste le metto via, le mangio domani magari con un'altra birretta, perché in questi giorni sono KO. Sono KO veramente, cioè in giro c'è della gente pazza, cioè della gente cattiva oltre che pazza, cioè sono cattivi. Ho notato una differenza sostanziale, non so, cioè ditemi anche voi cosa ne pensate, anche qua ho notato una differenza sostanziale dopo il Covid. Cioè, già prima erano pazzi, perché c'era gente sfasata. Adesso dopo il Covid, quindi è da 3 anni, c'è gente ancora più sfasata di prima. Cioè, ancora più malata di mente, ancora più in fissa con qualcosa che si sfoga su di noi che lavoriamo nei negozi, ma anche in generale, anche quando tipo guidano per la strada. Cioè, io ancora ho la patente, ma non guido, vabbè, ho fatto delle guide così, ma vabbè, vi dirò più avanti sul discorso del guidare. Comunque, anche quando sono in macchina con mio marito, tipo c'è della gente fulminata che veramente rischi di fare un incidente se non hai dei riflessi e se non stai attento, perché questa gente è pazza. E quindi io non mi metterei neanche alla guida se so di non essere tanto equilibrata. Boh, non lo so. Comunque bisogna avere tanta pazienza perché la gente sta dando di matto. E secondo me il Covid è stato proprio il colpo di grazia. Boh. Intanto io continuo a mangiare queste patatine che dopo la birra mi sembrano così buone, ma così buone che in realtà non lo saranno neanche, ma fidatevi, se proprio volete provarle, provatele con la birra. Bene. Io vi saluto, vado a sistemare un pochino. Oggi ho cominciato un pelino più tardi al lavoro e così sono riuscita a arieggiare casa, a fare i letti, aspirare, perché ripeto, io aspiro ogni giorno perché perdo un sacco di capelli, quindi cioè, sono come quelli che hanno i cani in casa che perdono i peli. Io non ho cani, sono io, perdo capelli e devo assolutamente aspirare ogni giorno perché ne perdo un sacco. Quindi ho avuto il tempo, perché ho cominciato un pelino più tardi, di aspirare, arieggiare casa, quindi sono bella che tranquilla. Però devo tirare su i panni che ho steso ieri sera, quindi sono asciutti, tiro su i panni, faccio due pulizie in velocità, cucino e poi giornata finita. Stasera sto guardando una serie TV di Netflix, mi pare che sia su Netflix, non ricordo perché noi abbiamo Amazon, Netflix e altre robe, che guardiamo un sacco di film e serie TV, e Succession, che sono arrivata quasi alla fine, c'è il tipo, quello che adesso, vabbè, cosa sono, 4-5 stagioni, vabbè, si vede comunque il tipo, adesso non ricordo il nome dell'attore, che comunque è anziano.
C'è una serie che parla appunto di questa azienda gestita da un signore che è anche un po' avanti con l'età e i loro tre figli che fanno altre cose, più igienico, vabbè. E quindi è tutto un intrallazzo di cose perché lui deve capire chi ha chi dare in mano l'azienda una volta che lui non ci sarà più, tutte cose. Che a volte usano termini tecnici che neanche capisco, un po' impegnativa, però. Ok, raga, allora vi saluto perché mi ha chiamato mia mamma dopo sono stata al telefono, è passato un sacco di tempo. Quindi vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!